Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata del nostro corso di 12 episodi su Kdenlive. Oggi parleremo di uno degli strumenti fondamentali di Kdenlive e di altri software di editing, cioè la timeline. Questa lezione è fondamentale perché la timeline è proprio il cuore del programma dove avviene la magia. Andremo quindi a creare il nostro primo progetto. Qui è dove potrete dare spazio a tutta la vostra creatività. Questo è il terzo episodio del corso, quindi se vi siete persi quelli precedenti, vi consiglio vivamente di andare a dare un'occhiata per ottenere una panoramica completa del corso. E se già conoscete Kdenlive, magari ho detto qualcosa che non sapete. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, i prossimi tutorial, le prossime demo che andrò ad inserire. Siamo pronti? Cominciamo subito. Eccoci qua. Come vedete, io mi sono già preparato, ho creato il progetto in HD 1080 chiamato Animali. Ho già importato tutto quello che ci servirà per creare il nostro primo piccolo progettino. Una piccola parentesi per quanto riguarda la lezione precedente sulle etichette: non ho detto che cliccando su questa iconcina potrete personalizzarle, quindi andare a segnare un nome, un colore, crearne altre. Io le ho divise per tipologia e le ho già assegnate alle nostre clip. Bene, cominciamo ad importare i video nella nostra timeline. La prima cosa che notiamo è che immettendo la clip nella timeline compare la traccia video e anche ovviamente la sua traccia audio. L'audio è legato al video, dove spostiamo uno, spostiamo l'altro. Possiamo anche cambiargli di traccia, ma come vediamo rimane sempre legato. Come abbiamo già detto nella prima puntata, possiamo andare a modificare il livello di ingrandimento della timeline da qui, oppure con CTRL e la rotella del mouse. La rotella del mouse senza CTRL ci permette di andare avanti e indietro nella timeline. Kdenlive di default ci mette una miniatura all'inizio del video e alla fine. Vediamo il colore azzurro della nostra etichetta, che possiamo andare anche a rimuovere da qua sotto. Come possiamo rimuovere le miniature? Come possiamo rimuovere la visualizzazione della traccia audio? I commenti, ma questo ancora non l'abbiamo visto, e i bordi magnetici, e questo lo vedremo fra poco. A fianco c'è anche un comodo pulsante che ci permette di visualizzare tutta la nostra timeline completa in un'unica schermata. Cioè, tutto il nostro progetto verrà adattato in base allo spazio che avete nella vostra timeline. Ma andiamo ad immettere la seconda clip. La cosa che notiamo subito è che non posso andare a modificare quella che già c'è, o ci va sopra o ci va di fianco. Ovviamente ora facendo play vedremo la scena del leone con il suo audio connesso, non è un grande audio questo, proprio da centro. Finita la scena del leone partirà la scena della tigre. Ma cosa succede se le metto sovrapposte? Vedremo solo la scena della tigre, perché l'ordine di visualizzazione è sempre dall'alto, dalla prima traccia, verso il basso. Questo però, attenzione, non vale per le tracce audio, possono essere anche 10, verranno sempre riprodotte tutte. La clip della tigre ha la sua traccia audio, ma in questo caso è vuota. Infatti, se facciamo il play, lo vediamo anche qui, dall'anteprima dell'audio, è vuota. In quella del leone invece è presente. Quindi, come possiamo fare per eliminarla dalla timeline? Tanto non ci serve. Cliccando col pulsante destro sulla clip, abbiamo la voce separa gruppo di clip, quindi andiamo a separare l'audio dal video. A questo punto sono indipendenti, quindi premendo sulla traccia audio col tasto Canc andiamo ad eliminarla. Riposizioniamo la tigre sopra del leone e andiamo per esempio a mettere la musica di sottofondo. Facciamo play. Si sente la musica di sottofondo, ma si sente anche l'audio della clip del leone. Sulla sinistra abbiamo le nostre tracce, in questo caso due per il video e due per l'audio. Queste tracce possono essere nominate. In questo esercizio andremo a mettere dei titoli, quindi creiamo subito la traccia dei titoli. Questa è quella del video, questa è quella della musica e questa è quella degli effetti. Qui abbiamo tre pulsantini. Il primo riguarda gli effetti.
noi possiamo andare ad applicare un effetto a tutta la traccia. Quindi tutte le clip che inseriremo in questa traccia verrà applicato quel tipo di effetto. Poi abbiamo il pulsante per nascondere la traccia. In questo caso vediamo che ricompare il leone, perché questa traccia non verrà visualizzata nel video finale. Questo ovviamente vale anche per l'audio. Quindi se io adesso vado a silenziare quella della musica e faccio play, sentirà solo l'audio della clip del leone e viceversa. E poi abbiamo il tasto per bloccare la traccia, quindi bloccando questa io non posso più spostare le clip contenute in questa traccia, quindi viene bloccata la loro posizione. Quando entriamo col cursore dentro a una clip, vediamo che compare un cerchietto rosso alla fine e un cerchietto azzurro all'inizio della clip. Questi sono il fade in e il fade out. Normalmente quando finisce il video la traccia si interrompe brutalmente. Il fade in ci permette di andare a sfumare gradualmente l'uscita della clip, prendendo il pallino rosso e trascinandolo, l'immagine si andrà a sfumare gradualmente. Più lo teniamo avanti, più la sfumatura sarà lenta. Stessa cosa per il fade in. La stessa cosa ce l'abbiamo anche per l'audio. Sentiamo. Impostiamo un fade in. Il volume crescerà gradualmente. Ma entrando in una clip video, notiamo anche che negli angoli in basso compare un cerchietto viola. Questo serve per applicare una transizione tra una clip e l'altra. Per farlo, dobbiamo sovrapporre le due clip. In questo punto avremo una transizione per passare da una clip all'altra. Adesso non è impostato alcuna transizione, quindi appena il cursore arriverà sulla clip della tigre, vedremo semplicemente la tigre. Cliccando nel cerchietto viola, comparirà la transizione. Vediamo ora. Come vedete, l'immagine è stata sfumata da una clip all'altra. Anche qui, più è lunga la transizione e più la sfumatura sarà graduale. Bene, ora andiamo ad importare tutti i nostri video in sequenza, impostando una transizione tra uno e l'altro. Ora, se facciamo play, vedremo i video in sequenza con la transizione tra uno e l'altro. Notiamo subito un'incongruenza. Io ho dato il nome titoli a questa traccia video perché voglio andare a inserire dei titoli. Ma come faccio a mettere un titolo sopra la clip della tigre, per esempio? Ho bisogno di un'altra traccia video, quindi andiamo subito ad inserirla. Clicchiamo col destro, inserisci traccia. Qua possiamo decidere quante tracce vogliamo, se metterla sopra o sotto alla traccia titoli. Per esempio potremmo metterla sotto alla traccia titoli oppure sopra alla traccia video. In mezzo tra le due. Selezionare che tipo di traccia vogliamo, quindi traccia video oppure traccia audio, le altre due le vedremo poi, e darci un titolo. Diamo l'ok. Come vedete ora è comparsa la nuova traccia. Le clip che erano precedentemente in quella dei titoli ovviamente lì rimangono, quindi andiamo a spostarle semplicemente tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinandole. Ora possiamo andare a inserire i titoli. Vediamo i titoli. Leone. Andiamo a inserire un po' di fade all'inizio del video. I titoli li ho inseriti dopo la transizione, perché sennò l'effetto sarebbe stato questo. Invece dopo la transizione c'è solo la tigre. Non dobbiamo metterci lì millimetricamente a sistemare la traccia in modo che sia posizionata esattamente dopo la transizione. A questo ci pensa l'effetto calamita che troviamo qua giù ed è abilitato di default. La calamita vi permetterà di attaccarvi a tutti i punti chiave, compreso il cursore.
Togliendola non avremo questo effetto e potremo posizionarci dove ci pare. Un'altra cosa che possiamo fare graficamente direttamente sulla timeline è allungare o accorciare le clip. Quando parliamo di titoli, immagini, clip di colore, insomma tutti quei media che non hanno effettivamente una durata, possiamo andare a decidere noi quale sia la sua durata. Quindi posizionandoci nel bordo, compare la doppia freccettina, clicchiamo e trasciniamo e gli diamo la durata che vogliamo. Per quanto riguarda i video, ovviamente se un video dura 5 secondi non possiamo andare ad allungarlo, non c'è niente oltre di quei 5 secondi, però possiamo accorciarlo. In questo modo il video verrà tagliato, quindi partirà dall'inizio, arrivato a questo punto si stopperà. Per tagliare un video ci sono anche altri metodi. Di default noi abbiamo lo strumento selezione, che è quello che abbiamo utilizzato fino ad ora, che ci permette di prendere le clip, trascinarle, postarle di traccia in traccia. A fianco c'è lo strumento lametta, identificato dall'iconcina della forbice. Clicchiamo su quello, adesso compare un cursore rosso. Posizionandoci sulla clip che vogliamo tagliare e premendo il tasto del mouse, la clip verrà tagliata in quel punto. Come vediamo c'è uno stacco. Riprendiamo lo strumento cursore, possiamo selezionare il cursore con la S della tastiera e la lametta con la X. Cambierà senza dover utilizzare il mouse. A questo punto la clip è separata, la possiamo spostare, i due pezzi sono indipendenti. Questa clip ha un audio vuoto, quindi andiamo ad eliminarlo. Separiamo le clip come abbiamo visto prima e andiamo ad eliminare l'audio. Come si separano i gruppi di clip, si possono anche raggruppare le clip. Per esempio la clip dell'ara con il suo titolo, tenendo premuto il tasto maiuscolo Shift, andiamo a selezionare il video che riguarda l'ara col suo titolo. A questo punto clicchiamo col destro raggruppa clip. Adesso queste clip sono come se fossero una sola. Spostandole le spostiamo tutte insieme. Oltre allo strumento lametta abbiamo anche lo strumento spaziatore. Cosa ci permette di fare? Ci permette di andare a spostare tutte le clip da quella selezionata in poi contemporaneamente. Quindi clicchiamo per esempio su questa, andiamo indietro e come vedete verrà spostato tutto indietro o avanti se è possibile. Quando clicchiamo, tutte le clip che saranno coinvolte in questo spostamento verranno evidenziate. In questo caso anche la musica di sottofondo dell'ultima traccia audio viene spostata insieme, ma questo a noi non piace, quindi possiamo andare a bloccare la traccia. Ora non verrà più coinvolta nello spostamento. Mettiamo ora il caso che io debba finire il video esattamente in questo punto. Quindi vado ad accorciare l'ultima clip, ma vediamo com'è questa clip. È stata tagliata male, parte con un drago di Komodo e poi passa subito all'ara, che è quello che ci interessa. Per sistemare questa clip potremmo per esempio utilizzare lo strumento di scivolamento. Quindi andiamo a selezionarlo, ci posizioniamo sulla clip, premiamo. Questo strumento manterrà la clip della durata che gli avete assegnato voi, quindi da qui a qui. Questa è la clip originale e mi permette di scegliere quale pezzo di questa clip voglio visualizzare. Possiamo muoverci col mouse oppure da qui possiamo andare con più 1, meno 1, più 5, meno 5 a muoverci più finemente per andare a scegliere qual è il punto preciso che noi vogliamo vedere. Qui ti fa vedere la zona di attacco e la zona di stacco. Quindi noi vedremo da questi secondi a questi. Andiamo a vedere il risultato finale. C'è esattamente il punto che abbiamo impostato. Come abbiamo visto prima, in modalità selezione, noi possiamo andare a modificare la durata di una clip semplicemente trascinandola dal bordo. Montaggio con scarto ci permette di fare la stessa cosa, ma trascinandoci dietro le clip successive. Per il momento abbiamo trascinato l'intera clip nella timeline e poi da qui l'abbiamo tagliata, accorciata per scegliere esattamente il momento che volevamo visualizzare nel nostro video. Ma possiamo farlo anche prima di importarlo nella timeline. Andiamo a selezionare per esempio la clip del lupo, facciamola partire. Mettiamo che io voglio solo questo pezzo qui. Qui abbiamo i pulsanti per impostare la zona di attacco e la zona di stacco, quindi da A. Andiamo a impostare la zona di stacco qui,
e abbiamo la nostra parte selezionata. La zona di attacco e di stacco si può impostare anche con la lettera I e la lettera O, oppure trascinando i bordi avanti e indietro. A questo punto, trascinandola nella nostra timeline, abbiamo solo il pezzo che ci interessa. Per inserire delle clip nella timeline possiamo utilizzare anche questi due strumenti. Li vediamo subito. Posizioniamoci col nostro cursore esattamente qui. Selezioniamo la clip che vogliamo inserire, quindi in questo caso sempre la nostra porzione di video col lupo. Andiamo a premere questo bottone. Quello che è successo è chiaro. È stata inserita a partire dalla nostra posizione del cursore, da lì in poi la nostra clip del lupo. Quella del leone invece è stata tagliata per fare spazio a quella del lupo e proseguirà una volta finita la clip del lupo. Bene, torniamo indietro, si può fare con Ctrl Z oppure andando qui, annulla la cronologia, abbiamo tutte le azioni che abbiamo fatto su Kdenlive. Quindi torniamo qui, inserisci clip, proviamo di inserirla in quest'altra modalità. È successo quello che è successo prima, ma la clip del leone non è stata tagliata, ma è stata sostituita da quel punto in poi. Possiamo anche togliere dei pezzi dalla nostra timeline. Per farlo utilizziamo questi due strumenti. Per utilizzarli dobbiamo indicargli qual è la zona che noi vogliamo eliminare. Possiamo utilizzare questo cursore, quindi spostarlo nella zona che ci interessa, oppure, come abbiamo visto prima, impostare una zona di attacco e una zona di stacco. Clicchiamo col pulsante destro sulla nostra linea temporale e clicchiamo su Imposta zona di attacco. Questa zona ha una durata predefinita che possiamo cambiare allargandolo oppure cliccando col destro nella zona di stacco, Imposta zona di stacco. Possiamo farlo come prima anche con i tasti I ed O. Una volta definita la zona, abbiamo due possibilità. La prima eliminerà tutto quello che c'è e lo spazio verrà colmato portando indietro le clip successive. L'altro metodo, verranno eliminate le clip, ma lo spazio vuoto non verrà colmato con nulla. Fino ad ora abbiamo lavorato nella modalità standard, cioè ogni clip ha un suo spazio predefinito e non posso spostare la clip dentro allo spazio di un'altra. Da qui possiamo scegliere altri due tipi di modalità. Modalità sovrascrittura, come dice la parola stessa, io potrò spostare le clip anche dentro altre clip. Questa zona verrà sostituita, come abbiamo visto prima, utilizzando questo strumento. Una volta sostituita la clip, se la risposteremo, rimarrà il buco vuoto. Oppure abbiamo la modalità di inserimento, simile anche nelle icone, come vedete, a quest'altro strumento che abbiamo utilizzato prima. In questo caso la clip verrà inserita, togliendo la clip, i due pezzi si riuniranno. Ma attenzione perché tutte le clip che sono state spostate prima, per fare spazio a questa, rimarranno nella posizione precedente. Anche per questa puntata è tutto. A questo punto avete gli strumenti per poter cominciare a creare i vostri primi video. Vi consiglio vivamente di provare, metterci mano, editare, editare, editare. Questo passaggio è decisamente fondamentale. Fate 1000 prove, mettete in pratica tutto quello che avete visto e se farete così il successo è assicurato sicuramente. La prossima puntata proseguiremo questo progetto andando ad arricchirlo con effetti e transizioni. Quindi vedremo come applicarli per ottenere un risultato super good. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, ma che sto a dirlo a fa, ed iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Come sempre, critiche, domande, anche semplicemente chiacchiere sotto nei commenti. Grazie a tutti e alla prossima.